sul limite del rapporto e dopodiché diciamo ancora una cosa di carattere generale, scusate se insisto sempre su queste cose, ma secondo me sono importanti. Allora, qui abbiamo limite di a con n uguale L, limite di b con n uguale m diverso da 0. Quindi noi avevamo dimostrato la 3, adesso dobbiamo dimostrare la 4. Per il teorema della permanenza del segno m diverso da 0 possiamo fare m maggiore di 0 o m minore di 0. Per il teorema della permanenza del segno esiste un indice ni tale che se n è maggiore o uguale a ni, allora b con n sarà compreso tra m meno m mezzi, ho preso epsilon uguale a m mezzi, ed m più m mezzi. Quindi in particolare, vabbè, questo fa m mezzi. Questo fa 3m e mezzo. Questa sta roba. Nel caso invece che m fosse negativo, esiste un altro indice, un indice n, non lo stesso di prima magari, tale che se n è maggiore o uguale di n, allora p con n è compreso tra m più m mezzi, ricordatevi che m è negativo, ed m meno m mezzi. Stavolta questo fa m mezzi e questo fa 3m mezzi. In ambedue i casi, quando passo al valore assoluto di b con n, posso dire che questo è maggiore del valore assoluto di m fratto 2. Questo perché? Ho preso come semiampiezza dell'intervallo la metà della distanza di m dall'origine. Quindi vedete, in questo caso, nel caso del positivo, b con n sarà maggiore di m mezzi. Quando vado a prendere i valori assoluti la stessa cosa, perché sono entrambi positivi. Nel caso invece che m sia negativo, quindi cancelliamo questo caso, in questo caso m mezzi e 3m mezzi stanno messi così, b con n sta qua, quando passa valore assoluto, il valore assoluto cos'è? La distanza dall'origine? La distanza dall'origine è maggiore della distanza dall'origine di questo, che sta più vicino all'origine, quindi viene il valore assoluto di b con n è maggiore del valore assoluto di m mezzi, anche in questo caso. Quindi sia nel caso di sopra che nel caso di sotto, quindi io posso dire che esiste un indice, chiamiamolo n con 0, tale che se n è maggiore o uguale di n con 0, allora b con n il valore assoluto è maggiore del valore assoluto di n. Questo segue dal fatto che il limite di b con n era diverso da 0. Quindi o era maggiore di 0 o era minore di 0. L'ho spiegato nel dettaglio perché voglio che la cosa sia chiara nel dettaglio. Adesso, prima di fare la dimostrazione vera e propria, facciamo il solito ragionamento su cosa devo dimostrare. Io devo fare, in particolare, da questa disuguaglianza segue anche un altro fatto. Io per scrivere a con n fratto b con n devo sapere che il denominatore sia diverso da 0, e questo non lo so in generale. Alcuni di b con n possono anche essere 0, però da un certo punto in poi definitivamente sono diversi da 0. Quindi la successione rapporto
Potrebbe anche non essere definita per tutti gli n, perché per gli n per i quali pi con n è 0 non è definita. Ma l'importante è che sia definita da un certo punto in poi, cioè definitivamente. Quindi io so che se ragiono da n con 0 in poi ha tutto senso. Tanto, se una successione... Allora, una cosa che non abbiamo sottolineato a suo tempo, se io dico che lì una successione è 3, il limite di una successione è 3. Se altero un miliardo di elementi della successione, il limite, la successione, siamo sicuri che è ancora limite? No, dipende. Sì. Da che dipende? Da niente. No, non è questione se è limite. Se è convergente, da un certo punto in poi era definitivamente compresa la meno epsilon e l'epsilon. Se io ho alterato un miliardo di elementi della successione, prendo quello che ha l'indice più grande. Prendo un indice più grande di quello, da quel, per gli indici successivi la successione non è cambiata. E quindi la definizione di convergenza e tutte le altre nozioni rimangono tale quale. Cioè, alterando un numero finito di elementi della successione, la proprietà di una successione di essere limitata, di essere convergente, di avere limite e il limite della successione stessa, non cambia. Basta andare a vedere la definizione. Quindi, il fatto che questa successione eventualmente non sia definita per n minore o uguale di n con 0, minore di n con 0, non me ne importa. A me basta ragionare da n con 0 in poi. E devo dimostrare questa differenza. Devo maggiorare questa differenza. Dovrò renderla minore di epsilon. Allora, prima di renderla minore di epsilon, facciamo qualche ragionamento su questa differenza. Questa differenza è uguale ad A con N M meno B con N L fratto B con N per N. Allora, sopra cosa possiamo fare? Sopra dico che possiamo fare come prima, cioè aggiungere e sottrarre qualcosa che assomiglia un po' a questo, un po' a quello. Stavolta abbiamo due scelte, quali scelte? O prendo sopra a L e B con N, perché le cose devono essere analoghe. Qua se lo scrivevo L e B con N era meglio. A con N tendono a L, B con N tendono a M. Quindi le cose analoghe tra di loro sono B con N ed M, A con N ed L. Allora qui posso prendere o A con N per B con N, oppure posso prendere LM. Stavolta c'è una convenienza. Quale mi conviene prendere? LM perché è una costante. Quindi facciamo meno LM più LM. Adesso si vedrà perché. Meno L B con N. E sotto c'è sempre B con N per N. Questo a che cosa è uguale? Anzi, questa fatemela cancellare, non serve più. Allora, qui abbiamo B con N per valore assoluto di M, e qui abbiamo valore assoluto di M per A con N meno L più L per M meno B con N. Adesso dico minore uguale a, io sto ragionando da n con 0 in poi, quindi qua ci metto n, intanto scrivo n maggiore uguale di n con 0, lo tengo da parte. Allora, se n è maggiore o uguale di n con 0, questo è più grande di questo. Quindi, se io al posto di b con n ci metto valore assoluto di m, mezzi, lo sto diminuendo n. Ma se diminuisco il denominatore, la frazione aumenta. Ma valore assoluto di m per valore assoluto di m fa m quadro, senza bisogno di valore assoluto. Quindi sotto viene m quadro a mezzo.
Sotto cosa viene? Sopra cosa viene? Viene valore assoluto di e, sto maggiorando con la disuguaglianza triangolare, con la somma dei valori assoluti. Poi, quando faccio il valore assoluto del primo termine, questo è uguale al prodotto dei valori assoluti. Idem per il secondo termine. Nel secondo termine, qui ho scambiato diciamo i termini della sottrazione, perché tanto se cambio segno il valore assoluto non cambia. Oh, adesso questo vale sempre. Allora, questa disuguaglianza, diciamo, vale sempre. L'unica cosa che ho sfruttato è che n sia maggiore o uguale di n con 0 sotto, però. Diciamo, la disuguaglianza al numeratore vale sempre. Invece sotto vale per n maggiore o uguale di n con 0. Adesso cosa dico? Dico che prendo m uguale al massimo tra il valore assoluto di m ed l, e poi dico sia epsilon maggiore di 0 esiste un indice n con 1 tale che se n è maggiore o uguale di n con 1, allora a con n meno l è minore di quanto? Vediamo un po', io ci voglio mettere epsilon per 2 fratto m quadro per 2m, scusate, per fratto 2m. Allora, questo 2 semplifica. Mettiamo sì. Ok. No, qua contratti. Per m quadro mezzi fratto 2m, quindi qua non si semplifica proprio niente, quindi viene epsilon m quadro fratto 4m quadro. Allo stesso modo esiste un indice n con 2 tale che se n è maggiore o uguale di n con 2, allora n con n meno m è minore di epsilon m quadro fratto 4 m quadro. Okay. Adesso, che indice prendo qua? Il massimo tra ricordiamoci che c'era pure il n con 0, quindi devo usare questa, quella e quella. Allora, se n è più grande di n, allora che succede? A con n su b con n è ben definito, meno l su m è minore o uguale di che cosa? Qui fatemi fare un altro passaggio, questo era più piccolo di m e questo era più piccolo di m, quindi è minore di m per epsilon fratto m quadro fratto 4m più m epsilon m quadro fratto 4m tutto fratto m quadro mezzi. Adesso m se ne va, epsilon per m quadro quarti per 2 fa epsilon per m quadro, scusate, uguale epsilon per m quadro mezzi fratto m quadro mezzi, m quadro mezzi semplifica, rimane epsilon, quindi quel valore, quella costante davanti alla epsilon, cioè questa qui,
m quadro fratto 4 è m grande, è stata scelta apposta per far uscire qua y. Stavolta però vedete che cominciamo a fare fatica a prevedere la costante per aggiustare il discorso. Alla fine, diciamo, infatti la prima volta appena l'ho scritta avevo sbagliato a girare m quadro mezzi e stavo scrivendo male. È così importante aggiustare che qua esce epsilon, esca epsilon? No, se usciva epsilon per una costante, allora qua ci mettevo epsilon e alla fine mi trovavo epsilon per 4 m grande fratto m quadro piccolo sotto. E che se ne importa? Sembra una costante, l'unica cosa importante è che la m fosse diverso da 0, m piccolo, perché se m piccolo fosse stato 0, siccome sta al denominatore, allora le cose non funzionano. Non funzionava, infatti nel caso che m piccolo sia 0 la cosa non funziona. Io non posso dire che sia con n c'è un limite, b con n tende a 0, che il rapporto vedremo poi come si deve ragionare in quel caso. È chiaro? Quindi semplicemente, allora vi dico l'idea sottostante a questo teorema, l'idea è questa. Tu devi fare questa differenza è uguale a questa. Allora il numeratore, addizionando e sottraendo una quantità intermedia, lo vedi che lo puoi rendere piccolo, almeno quando n è grande questo è piccolo, queste sono due costanti, questo tende a 0, questo tende a 0, quindi il numeratore effettivamente tende a 0. Il problema è il denominatore, perché nel denominatore c'è m, ma ci sta anche b con n non può diventare troppo piccolo. Per quale motivo? Siccome tende a un numero diverso da 0, vedete com'è importante l'ipotesi, siccome tende a un numero diverso da 0, vuol dire che in valore assoluto da un certo punto in poi non sarà minore di m mezzi, in valore assoluto, e quindi quel denominatore non diventa troppo piccolo. Il numeratore tende a 0, il denominatore non diventa troppo piccolo, il rapporto tenderà a 0, che è quello che abbiamo dimostrato. Ora, due osservazioni di carattere generale, poi casomai per oggi vediamo un po' cominciamo a fare le conseguenze e esercizi, poi in teoria lo vediamo domani. Osservazioni di carattere generale, quali sono? Punto numero uno. Siccome la matematica è una materia molto strutturata e molto ben pulita, soprattutto quando diciamo, andate a leggere il libro, magari il libro può essere sintetico, può saltare dei passaggi, però se enuncia un teorema, se ci mette un'ipotesi, non esiste che quell'ipotesi non verrà sfruttata durante il corso del teorema, perché altrimenti non ce l'avrebbe messa. Se io dico ipotesi A, B e C, poi faccio il teorema, ho sfruttato tutte e tre le ipotesi, è la situazione normale. Se io dico ipotesi A, B, C, D, E e dico la stessa tesi, faccio la dimostrazione, io le ipotesi D e D non le sfrutto. Ora, il teorema di per sé è validissimo qua, perché semplicemente ho preso delle ipotesi sopra B, quindi se ci metto più ipotesi il teorema rimane vero lo stesso. Tuttavia non è normale, sul libro non trovate mai delle ipotesi sovrabbondanti. Magari scoprite dopo che alcune ipotesi potevano eliminare se fate un'altra dimostrazione, ma questo è un altro discorso. Se io faccio un'ipotesi, faccio un teorema e ci metto A, B, C, D e D, vuol dire che quelle ipotesi che ci ho messo le devo sfruttare da qualche parte, altrimenti non ce le metti. Chiaro? Quindi questo è un fatto, per esempio, se qua, a parte che questa ipotesi è veramente essenziale, perché sennò il teorema non funziona, ma se qua ci sta l'ipotesi m diversa da 0, questa ipotesi qua prima o poi deve servire, altrimenti vuol dire che la dimostrazione non è corretta. Allora questo è un tipo di controllo che, se voi state attenti, certe volte vi aiuta. Io dove l'ho usata quell'ipotesi là? Lo vedremo più di una volta questo discorso. Secondo fatto, torno ancora al discorso del fatto che ancora io vedo le facce, capisco che non mi siete convinti. Ma perché? Diciamo, quando l'ho fatto
al liceo l'ho fatto, studiare perché ho fatto scientifico, era più facile, sembrava più facile. No, è più facile come lo faccio io. Sono convinto di quello che dico, anche se... Allora, lo dico con cognizione di caso, perché ci ho sbattuto prima di ora destra su. Allora, vi do tre esempi, due o tre esempi. Allora, primo esempio. Io ho fatto un discreto corso di inglese al primo anno di università. Prima ho fatto media, liceo classico, quindi ho fatto 5 anni di inglese. E impari a fare quelle quattro fesserie che ti insegnano. Prima alla scuola non si faceva neanche all'elementare. Quindi sono arrivato in una condizione che sapevo l'inglese molto male. Allora, la prima cosa che c'ho, mi ricordo il nome dell'istruttore, è A.R. Johnson. La prima cosa, due cose ci ha costretto a fare immediatamente. Appena siamo entrati, qua non si parla una parola di italiano. Una parola. Seconda cosa, si usa un dizionario in inglese. Io non lo capivo. Avevo la vostra età, ma non lo capivo. Dico, ma sì, la parola non la so. Se la sapevo, non avevo bisogno del dizionario. Se non la sapevo, ho bisogno della traduzione. Quindi sto dizionario a che mi serve? Per me funzionavano le implicazioni di questo tipo. Invece aveva ragione lui. Invece aveva ragione lui. Dopo aver sputato fiele per un paio di mesi, poi dopo mi sono accorto che volavo. Perché, dopodiché, tu andavi a leggere un brano in inglese e cominciavi a ragionare in inglese e cominciavi a trovare la parola, trovare la spiegazione con altre parole che ormai in inglese già le conoscevi e quindi funzionava e tutto costruiva, diciamo, un sapere strutturato, non una parola che la traduzione poi dopo due secondi te la sei dimenticata. E questo è un esempio. Un altro tipo di ragionamento, e questo è molto importante, forse diciamo spesso sono tra gli errori più grossi che facciamo quando dobbiamo valutare una situazione. Allora, tu vedi una cosa che non ti sembra casuale, o almeno che hai dei motivi per sospettare che non sia casuale. Oltretutto, questa cosa non collima con diciamo, comportamento normale che tu osservi. Cioè, ci deve essere, è possibile che ci sia una causa, e la causa non è quella che ti può venire in mente. Insomma, c'hai dei sospetti che non sia la più semplice che ti possa venire in mente. Adesso vi darò degli esempi. Allora, qual è la spiegazione di quella cosa? La spiegazione di quella cosa è che c'è un'altra causa. Un'altra causa che voi non conoscete, perché non la potete conoscere, oppure non conoscete perché la volete ignorare. Allora, però, anche se, diciamo, se la volete ignorare, la colpa è vostra. Se non la, diciamo, non la potete conoscere, è vero che non la potete conoscere, però è anche vero che una volta che è successo il fatto non dovete ignorare la possibilità che ci sia un'altra causa. Adesso vi faccio degli esempi. L'esempio più lampante è successo è questo qui. La prima volta, questo evento è successo varie volte, però la prima volta è successo 4-5 anni fa. Allora, noi al piano terra abbiamo un bagno riservato per i professori con la chiave. Questo perché mentre sopra non chiudono con la chiave, perché normalmente gli studenti non ci vanno sopra, e poi se vanno sopra non hanno bisogno di andare al bagno. Ma, a piano terra c'è una situazione diversa, per cui già abbiamo faticato anni per avere quel bagno. Per il resto, comunque c'è questo bagno riservato con la chiave. Quindi è successo che un giorno sono andato al bagno e ho trovato che non hanno tirato la catena. No, solo, devo fare solo per via. Allora, che dici in testa a te? Strano. Strano perché là e con la chiave ci vanno solo i professori. Quindi è strano che un altro professore prima di me non abbia tirato la catena.
Che succede? Qual, diciamo, qual è il motivo? Non c'era. Infatti, poi vado a tirare la catena qui. E non c'era. Allora, se uno dice, perché, allora, se tu vedi, trovi sporco, allora dici, vabbè, diciamo, era una situazione ambigua, perché se fosse stato, diciamo così, molto sporco, senza entrare in dettagli, allora dici, vabbè, quello pensavi subito a un altro motivo, perché era impossibile che non ci pensava a tirare. Però se tu trovi solo pipì, allora dici, pensi, vabbè, si è dimenticato. Allora, normalmente può essere, questa qui può essere la causa del 90%, cioè tu, se tu vai in un bagno pubblico, il 90% delle volte, magari, se trovi sporco in questo mondo, effettivamente può essere qualcun altro prima di te non l'ha fatto per trascuratezza, non curanza o per dimenticanza. Queste sono le cause principali. Ma dato il fatto che là c'era la chiave, dato il fatto che là c'erano i professori, perché era strano? Perché i professori tirano sempre la catena. Qual è il motivo per cui era fondamentalmente strana sta cosa? E ragionate. C'è più cura. Eh? Bisogna avere più cura perché è una cosa personale. Però diciamo pure che c'è uno che è trascurato. Però che succede? È un ambito piccolo. Se quello esce e l'altro sta entrando e poi vede c'è la chiappa, diciamo che era uscito lui, no? Mazza, guarda, visto che è scostumato, ha tirato la catena. Quindi, come dire, a parte il discorso del fatto, diciamo, volontà di avere più cura, eccetera, c'è anche la paura di avere un giudizio degli altri, perché non è che là, non è che, diciamo, c'è la chiave, non è che poteva essere uno, no, anche se tu l'hai sentito che, diciamo, girare la chiave, quindi incrociato l'altro professore, non poteva essere, anche se c'erano tre studenti là vicino, non potevano essere gli studenti che erano andati là. E quindi subito capisci chi era stato a non tirare là. Capito? Allora era strano sto fatto, perché c'era un doppio motivo per comunque stare attenti e tirare la catena. Però il motivo, c'era un motivo più forte, che si, diciamo, la cui probabilità era molto più bassa. Ma se si verifica, come fai a tirare la catena senza l'acqua? Cioè la tiri, però l'acqua non esce. È chiaro? Allora, il discorso è, portandolo a noi, tante volte voi avete notato che a un certo punto le cose non si fanno più come siete abituati a farle. Per esempio, probabilmente io non avrò fatto la dimostrazione come siete abituati a fare, quella di prima. Posto che voi siate abituati a fare una qualche dimostrazione, che è già tutto da dimostrare. Però il motivo qual è? È che c'è una convenienza. Se tu vedi uno che è organizzato in un altro modo, prima di dire la mia organizzazione è migliore, fermati un attimo a pensare, è del tutto naturale. Pure a me capita, quando vedo uno organizzato in un altro modo, dice, ma io mi devo riorganizzare come dice lui, ma perché? Io sono organizzato in questo modo qua, mi va benissimo così. Però se ci rifletti un attimo, magari dopo la difficoltà iniziale di doverlo fare, magari scopri che quel modo poteva essere migliore. Quindi ricordate sempre, ogni problema può anche essere fonte di opportunità, cioè può anche essere un'opportunità, però non mai, in ogni caso non mai ignorato. Perché se tu vedi che ci sta un altro e fa un'altra cosa in modo diverso, ecco, in questo caso uno potrebbe dire, se vedo l'altro studente che fa una cosa in modo diverso, non è detto che la faccia meglio di me. Però mo, se tu dici, vedi il professore fare le cose in un certo modo, cerca di capire perché lo fa, cioè se c'è un motivo veramente che... E questo però vale non solo in questo caso qui, non solo per quello che dobbiamo fare noi, ma vale in generale. Ripeto, se tu vedi l'amico, lo vedi alla stazione, no? E quello normalmente alla stazione di Cassino non ci capita mai, perché diciamo il treno lo prende dall'altra parte e poi va a studiare a Roma, per esempio, per dire, e lo vedi a Cassino. La prima cosa dice, ma tu ci fai qua? Però se tu non hai potuto vederlo, non hai potuto parlarci perché stava lontano, hai solo intravisto, eccetera. In quel caso è facile, dice, vabbè, l'ho visto là, strano, poi lo incontri, ah, c'era un motivo ben preciso perché stava là.
non è che stavo così per caso. Chiaro? Ok. Adesso facciamo un po' di esercizi. Abbiamo un quarto d'ora scarso e possiamo fare un certo numero di esercizi. Cominciamo col dimostrare che il limite, allora K è un numero naturale, il limite per n che tende a infinito di 1 su n alla K è uguale a 0. Allora, per K uguale a 1 l'abbiamo dimostrato, supponiamo, vabbè, K è un numero finito, per esempio prendiamo K uguale a 3, il limite per n che tende a infinito di 1 su n cubo è uguale al limite per n tende infinito di 1 su n per 1 su n per 1 su n. In realtà dovevo applicarlo due alla volta, ma è la stessa cosa, no? Perché il prodotto è associativo. Quindi questo tende a 0, questo tende a 0, questo tende a 0, il limite del prodotto, il prodotto del limite. Quindi 1 su n tende a 0, 1 su n quadro tende a 0, 1 su n cubo tende a 0. Tutto quello che, qualunque potenza ci mettiate qua, tende a 0. Qua ce la poteva, in questo caso particolare, per questo esercizio particolare, ce la potevamo cavare anche senza usare i teoremi sul limite del prodotto. Io potevo usare 1 su n alla k, è comunque un numero positivo, ed è minore o uguale di 1 su n per ogni n. Questo perché sia n che k sono numeri naturali, quindi è chiaro che prendendo una base maggiore o uguale di 1, qua se elevo la k il denominatore aumenta. Quindi in questo caso, anche in questo caso, per il teorema dei due carabini, tendeva a 0. Ok? Adesso andiamo a vedere un altro limite. Prendiamo un polinomio in n. Un polinomio in n come è fatto? È fatto così: a con 0 n alla k più a con 1 n alla k meno 1 più a con n meno 1 a con k meno 1 n più a con k. Prendiamo un altro polinomio in n, supponiamo che sia dello stesso grado, uguale b con 0 n alla k più b con 1 n alla k meno 1 più b con k meno 1 n più b con k. È un polinomio per cui la variabile l'ho chiamata n. In matematica si chiama indeterminato. Questi qua sono coefficienti. Ci sono due modi di scrivere un polinomio. Uno è come faccio io, cioè l'indice dei coefficienti cresce e l'indice della potenza decresce. In questo caso si mettono gli indici in maniera tale che la somma faccia il grado sempre del polinomio. Allora vedete, b0, k, 0 più k fa k, 1 più k meno 1 fa k e così via. Un altro modo è quello di ordinare gli indici dei coefficienti al contrario. Quindi qua partite b0, coefficiente del termine di grado 0, b1, coefficiente del termine di grado 1, bk, coefficiente del termine di grado k. Come vi pare? Io sono abituato così, lo faccio così. Però tra le due modalità, diciamo, sono modalità equivalenti. Adesso io suppongo che b0 sia diverso da 0. Questa ipotizza. Dico b0 è diverso da 0.
In verità, se B0 fosse uguale a 0, che cosa vorrebbe dire? Che il polinomio Q di che grado sarebbe? Non sarebbe di grado K, sarebbe di grado inferiore. Cioè, se questo fa 0, il grado non è più K, ma è K meno 1. Se questo fa 0, il grado non è più K meno 1, è K meno 2. Se questo, se fanno tutti 0, il grado fa una costante, il grado fa 0. Se anche la, se prendo il polinomio nullo, che grado ha? Allora, il polinomio costantemente uguale a 3 c'ha grado 0, le costanti sono di grado 0. Il polinomio 0 che grado ha? Non ce l'ha il grado. Non ce l'ha il grado, poi vedremo che, diciamo, ha, volete dire che non ce lo può avere il grado. Se io faccio il prodotto di due polinomi, il grado del prodotto chi è? Ah, la somma dei gradi. Allora, se il polinomio 0 avesse grado 0, moltiplicato per un altro polinomio di grado 3, il prodotto fa 0 e dovrebbe avere grado 3 se avesse grado 0, non è possibile. In qualche modo diremo che solo polinomio 1 è come se avesse grado meno infinito, in un certo senso, ma è un modo per ricordarsi che non ha il grado. Quindi, attenzione! Poi un'altra cosa, se io sommo un polinomio di grado 3 e un polinomio di grado 2, il risultato di che grado è? 3. È giusto. Il polinomio di grado 3 significa che il termine di grado 3 ha coefficiente diverso da 0. Quell'altro è di grado 2, il termine di grado 3 non ce l'ha proprio, quindi quando li sommo il termine di grado 3 sopravvive. Somma. Adesso, se sommo due polinomi di grado 3, che cosa posso dire invece? Cioè, sempre rimane di grado 3 il polinomio. Non necessariamente. Fai questo polinomio di grado 3, x3 più 2x più 1, meno x cubo più x quadro più 5. Fai la somma, x quadro più 2x più 4. Vabbè, non li ho messi allineati per i gradi, però... Ma sì, ci sono vari casi, si abbassa di grado. Poi rimane uguale, quindi quando faccio una somma o la differenza di due polinomi, state attenti perché il grado può rimanere uguale, ma può anche scendere. Addirittura, in questo caso scende. In questo caso scende di 2. E se qua ci metto meno 2x, scende di 3. E se qua ci metto il polinomio opposto, la somma fa 0, che addirittura non ha grado, scende a meno infinito. Chiaro? Bene. Allora, che ci voglio fare? Quindi, dicendo B con 0 è diverso da 0, mentre A con 0 non lo so, cosa sto dicendo? Che questo è di grado K, questo è di grado minore o uguale di K. Adesso andiamo a fare, calcoliamo solo questo limite, poi per oggi basta. Andiamo a fare il limite per n che tende a infinito di p di n fratto q di n. Uno potrebbe dire, mazza, io non so neanche se q di n è diverso da 0, q di n può essere un polinomio molto complicato. Potrebbe succedere che a un certo punto, a parte il fatto che non, un polinomio può avere al massimo k radici, quindi da k più 1 in poi è sempre diverso da 0. Però guardate, qua fate semplicemente, mettete in evidenza n alla k. Quindi qua cosa avete? Avete n alla k, qua vi rimane a con 0 più a con 1 fratto n più a con 2 fratto n quadro più a con k fratto n alla k. Sotto vi viene n alla k per b con 0 più b con 1 fratto n più b con 2 fratto n quadro più b con k fratto n alla k. Ok?
Allora, innanzitutto quello che avete messo in evidenza si può semplificare. Adesso, di tutto il numeratore a quanto tende? È chiaro che tende a con zero? Allora, a parte il coefficiente davanti, 1 su n, 1 su n quadro, 1 su n alla k, abbiamo dimostrato che tende tutti a 0. Quindi la loro somma tende a 0. Quindi il numeratore tende ad a con 0. E il denominatore? B con 0. Che è diverso da 0, che quindi ci serviva, vi ricordate? E quindi il limite quando fa? Il limite del rapporto. Quindi se io adesso devo fare questo limite, limite per n che tende a infinito di 3n quadro più n più 1 fratto n quadro più 5n più 2, questo quanto fa? È chiaro a tutti che fa 3? Questo è di grado 2, questo è di grado 2, si mette in evidenza, qua rimane 3, qua rimane 1, 3 su 3. N cubo quanto fa il limite? 0. È chiaro a tutti che fa 0? Attenzione, stavolta questo è di grado 3, quindi qua metto in evidenza N cubo, quindi qua con 0 il termine di grado 3 il coefficiente fa 0, quindi il limite farà 0 su 1, cioè 0. Cioè non dovete guardare che il termine di grado più alto è 3, perché quello è di grado 2. Invece io sto, quelli che sono i termini dello stesso grado k più alto tra i due, che è quello che denomina. Quindi in questo caso è come se io avessi 0 per n cubo più 3, cioè. Quindi rientra in quel caso lì. Va bene.